Ciao ragazzi, in questo video vorrei parlare di produttività. Che cos'è la produttività? Come possiamo diventare più produttivi? Vorrei cercare di dare una definizione. Io sono Simone e in questo canale, infatti, che si chiama Indie Productivity, parliamo proprio di questo: strategie e tecniche di produttività. Come possiamo raggiungere la concentrazione? Come possiamo rimuovere le distrazioni? Come possiamo aumentare il focus per raggiungere gli obiettivi che ci stanno a cuore, che sono importanti per noi? Cerchiamo quindi di dare una definizione alla produttività. Che cosa vuol dire? Il più grande sbaglio legato alla produttività, dal mio punto di vista, è che viene considerato troppo spesso come il rapporto tra output e input. Che cosa vuol dire? Per ogni input utilizzato, se il numero di output è superiore a 1, saremo produttivi, altrimenti no. È una definizione più che altro legata all'economicità della produttività, ok? E in qualche modo può essere definita come efficienza. Con un input che viene utilizzato, come per esempio il numero di ore disponibili, cerchiamo di ottenere il maggiore output possibile. Può essere cercare di fare quante più cose possibili nell'unità di tempo di un'ora. Ok? Qual è il problema con questa interpretazione della produttività? Che è molto legata appunto all'efficienza, vale a dire a quante cose riusciamo a fare con il tempo che ci è dato a disposizione. Dal mio punto di vista, la produttività invece è qualcosa di molto differente. Ci sono un sacco di variabili e di fattori aggiuntivi che dobbiamo considerare per effettivamente considerarci produttivi o per considerare produttive le nostre giornate. Quali sono queste variabili? Andiamole a vedere insieme. Le variabili da considerare per la produttività sono principalmente 5: il focus, la frequenza, l'intensità, la distrazione e l'energia. La corretta formula della produttività, così come la interpreto io, è il rapporto tra il prodotto, tra la frequenza, il focus e l'intensità, e il prodotto tra le distrazioni e l'energia. Capiamo meglio. Andiamo ad analizzare ogni singola variabile. Che cos'è il focus? Il focus è la concentrazione che mettiamo all'interno delle attività che facciamo, dei progetti che gestiamo, personali o professionali. La frequenza è quanto spesso andiamo a fare attività che abbiano significato per noi nel corso del tempo. L'intensità è la motivazione, il livello di entusiasmo, il livello di coinvolgimento che mettiamo all'interno delle attività che hanno significato per noi. Le distrazioni e l'energia sono invece le variabili che andiamo a mettere al denominatore di questo rapporto, vale a dire la quantità di distrazione a cui siamo esposti o a cui cediamo e il livello di energia che mettiamo nel fare un'attività. Perché queste due variabili sono messe al denominatore? Perché quanto più ci distraiamo e quanto più dispendiamo energia, quanto più dispendio di forze di energia mettiamo all'interno delle nostre attività, incluse le distrazioni, minore sarà la nostra capacità di produrre un output rilevante. Ok? Quando andiamo a mettere tutte queste variabili tutte insieme, scopriremo che non andiamo a produrre semplicemente un output che può essere più o meno grande, ma andiamo a produrre un output che abbia significato, che sia rilevante per noi. Questo, secondo me, è l'elemento della produttività che viene molto più spesso trascurato. È l'efficacia di quello che andiamo a fare, non è tanto l'efficienza delle nostre azioni. Quando riusciamo a mettere focus o concentrazione in qualcosa, quando riusciamo ad essere frequenti nel fare queste attività e quanto più ci mettiamo in intensità e passione, ecco, tanto più diviene rilevante il nostro output. E quanto meno ci distraiamo e quanto più bravi siamo a gestire la nostra energia, tanto più il nostro output sarà ricco di significato e sarà molto più soddisfacente per noi. Ecco, questa era una definizione un po' differente da quella che è la normalità, da quello che è il concetto di produttività che viene interpretato normalmente, che è molto arido, non tiene in considerazione di quello che ha davvero significato per noi. Andiamo a fare un esempio concreto di che cosa intendo. Abbiamo detto prima che se abbiamo un'ora di tempo a disposizione, se riusciamo a produrre il numero più alto possibile di output, ci andremo a considerare produttivi. Ecco, qual è il problema con questa definizione? Come abbiamo visto prima, il fatto è che non andiamo a considerare il significato, la rilevanza di quello che facciamo. Se andiamo a reinterpretare queste attività alla luce della seconda definizione di produttività che ti ho appena esposto e andiamo a reinterpretarla alla luce di quelle variabili, scopriremo che quella stessa ora di tempo, quella stessa unità di tempo,
può diventare molto più rilevante per noi, e lì la qualità dell'output e non tanto la quantità dell'output la fa da padrone. Ho un'ora di tempo e invece che cercare di fare quante più cose possibili, magari sono al lavoro, cerco di chiudere quante più attività, quante più task possibili, cercherò invece di andare a selezionare le attività, i task più corretti, più rilevanti per me, andrò a lavorare proprio su quel progetto personale o su quelle attività professionali che so che avranno il più grande impatto nel corso della mia vita professionale o nel corso della mia vita personale. Invece, magari vado a lavorare su quel progetto, su quel business che sto cercando di fondare, su quel progetto personale, magari dedicherò quell'ora all'apprendimento, su qualche attività, concetto, area di informazioni che mi può essere utile per crescere. Ok, quindi questa è la grande differenza tra una produttività arida, una produttività quantitativa e una produttività invece più legata alla qualità e all'efficacia. Spero che questo video ti sia stato utile, fammi sapere che ne pensi, lasciami dei commenti o dei feedback, sono molto curioso di sapere qual è invece la tua personale interpretazione di produttività e in quale delle due definizioni ti rispecchi di più. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!